Come ti chiami? Chinedu Basi. Misha Maslenico. Quanti anni hai? I'm 37 years old. 35. Dove vivi? A Roma. In Abuja, Nigeria. Di cosa ti occupi? Sono un policy advisor, quindi ricercatore e analista sui temi della disuguaglianza economica e giustizia fiscale. I'm a program officer that works on tax justice and transparency and accountability. Le tre cose che ti vengono in mente se ti diciamo giustizia fiscale: equitable and fair tax system, development, reduced tax burden on the poor and the vulnerable. Equità, progressività, lotta alla disuguaglianza. Perché la giustizia fiscale è importante per te? Occuparsi di giustizia fiscale significa dedicarsi a misure che tutelano e garantiscono il principio di equa e progressiva contribuzione fiscale, un principio su cui si basa il nostro vivere insieme. Because injustice in the tax system is the root of everything that doesn't work in any country. Quali sono gli effetti principali dell'ingiustizia fiscale nel tuo paese? People don't have the infrastructure that we are supposed to have because there are no resources to provide this. These resources are being given away through incentives and profit shifting by multinational companies working in the country. Una forte disuguaglianza economica cui il sistema fiscale nazionale non riesce a porre pieno rimedio. Inoltre, l'entità preoccupante degli abusi fiscali, evasione ed elusione, che comportano un'ampia sottrazione di risorse alle casse pubbliche dello Stato. Quali sono le differenze, le cose comuni tra l'ingiustizia fiscale in Europa e quella in Africa? The common thing is that resources are being taken away to tax haven. Differences may be that the bulk of the tax havens are in Europe and the opposite is in Africa. L'evasione e l'elusione fiscale colpiscono sia i paesi sviluppati che i paesi in via di sviluppo. Se parliamo di occultamento della ricchezza individuale e elusione fiscale delle corporation dal continente africano, il fenomeno ha chiaramente ricadute più gravi rispetto ai paesi OCSE, ai paesi ricchi. Quali sono secondo te le conseguenze del pagare o non pagare le tasse nel paese dell'altro? La Nigeria è un paese più poveri al mondo, perdono annualmente fino a 100 miliardi di dollari in flussi finanziari di cui l'evasione e l'elusione fiscale fanno da padrone. Every country depends largely on revenue collected from taxes, and when any country doesn't have such means of collecting revenues, then there will be nothing that the government will provide infrastructure and development with. Cosa fai come attivista per contribuire a sistemi fiscali più equi? Get the information from where it exists. Get others involved, some other civil society organizations that are working in this sector. Then we make noise about it. Most times we get to the rural communities to educate the women, the artisans, those that the burden will come back to. Mi occupo di sensibilizzazione sul tema. Il mio lavoro consiste anche in interagire con i decisori politici, ma anche interagire con attori che possono influenzare le decisioni politiche. Parliamo di piccola e media impresa italiana. Parliamo anche delle stesse grandi imprese. La cosa principale che i paesi sviluppati dovrebbero fare per la giustizia fiscale? I paesi sviluppati dovrebbero porre fine alla corsa al ribasso in materia di tassazione dell'impresa. Inoltre, i paesi OCSE dovrebbero impegnarsi sul fronte della trasparenza fiscale e finanziaria e devono obbligare le grandi corporation a rendere noti alcune importanti informazioni dell'attività economica paese per paese in cui multinazionali operano tramite le proprie. They should play a check on these companies. Then there are so many policies and frameworks that should be on ground, like the country by country reporting. The one that is on ground now is still restrictive. They should have one that is public, that should encompass every other aspect of the continent. La cosa principale che i paesi in via di sviluppo dovrebbero fare per la giustizia fiscale. Anche i paesi in via di sviluppo si trovano a concorrere alla corsa globale al ribasso in materia di tassazione di impresa, l'elargizione di dannosi incentivi fiscali a grandi corporation. Inoltre, i paesi in via di sviluppo dovrebbero chiedere con insistenza l'istituzione di un organismo intergovernativo sotto gli auspici delle Nazioni Unite per portare avanti riforme della fiscalità internazionale e per porre basi solide per una cooperazione fiscale internazionale. Developing countries are the worst hit. They should step up their game, improve their systems and stop being
being greedy because most of these things are as a function of people being greedy. Cosa significa essere un attivista per la giustizia fiscale nel tuo paese? Being a tax justice activist for now is not very popular, but we are trying to make sure that everyone buys into it. Everyone should be an activist to talk about how taxes are being collected and used. Per me personalmente significa far parte di un movimento rappresentato da persone singole o organizzazioni della società civile che si occupano di sensibilizzazione e promuovono una partecipazione dei cittadini alla vita pubblica del paese, anche nel collegamento al tema che sta diventando il tema epocale, quello della disuguaglianza. Perché le persone dovrebbero preoccuparsi della giustizia fiscale e cosa potrebbero fare? Occuparsi di giustizia fiscale significa di fatto occuparsi del principio su cui si basa il funzionamento della nostra società. Si tratta di un tema fondamentale su cui interpellare i nostri decisori politici. Anyone that is a citizen of anywhere should care about tax justice because everything rises and falls by how taxes are collected and used. Saluta l'altro nella tua lingua. My national language is English, so if I should say it in my local language, it will be Ndewo, Kemesia. Arrivederci Cinevo, a presto.